Made in Italy, la ricetta per ripartire. Confartigianato impegnata su tre fronti per la ripresa economica. Da Confartigianato una casella di posta elettronica certificata per dialogare con la pubblica amministrazione. In India è di moda lo stile italiano. Bentornati al TG di Confartigianato. Libertà di fare impresa e difesa del Made in Italy. Alla convention delle categorie si guarda oltre la crisi e si punta sul mix che ha fatto il successo dei nostri prodotti. Tradizione familiare, radici territoriali, qualità manifatturiera. Il servizio di Lorenza Manessi. Più libertà di fare impresa, ma anche maggiore difesa e valorizzazione del Made in Italy. Ancora una volta è questo l'appello risuonato alla convention delle categorie, dove Confartigianato ha chiamato a raccolta i rappresentanti delle decine di mestieri e attività che fanno la ricchezza dell'artigianato italiano. La risposta, tanto attesa, è arrivata dal vice ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, il quale ha ribadito la sua posizione sulla legge Reguzzoni Versace a difesa del tessile Made in Italy, incompatibile con le norme comunitarie. Intanto però gli artigiani e le piccole imprese italiane non si piangono addosso. Hanno sofferto, hanno lottato, ma alla fine hanno resistito. Ora si sforzano di guardare oltre la crisi e di preparare il futuro del Made in Italy e hanno già le idee chiare. Il segreto per ripartire sta nel recupero dei valori dell'impresa familiare, nella capacità di affidare ai propri figli il futuro dell'azienda, nel valore del territorio di appartenenza. Oltre l'83% delle piccole imprese sono imprese familiari e questo per noi è un valore che ci servirà anche per il prossimo futuro sicuramente. Noi dobbiamo prendere il buono che ci dà e che ci ha dato questo tipo di modello per poterlo rilanciare nel grande oceano del mercato globale. Confartigianato ha chiamato a discutere di come agganciare la ripresa imprenditori di settori diversi dall'artigianato, esperti di economia, rappresentanti della politica. E proprio alla politica Confartigianato ha rivolto un messaggio che non poteva essere più chiaro. Basta con le promesse e gli annunci. Liberateci dai tanti vincoli e costi che frenano la competitività delle nostre imprese. Incalzato dal presidente Guerrini, che ha sollecitato fatti concreti per sostenere gli sforzi dei piccoli imprenditori, il vice ministro Urso ha lanciato la proposta di un patto tra Stato e categorie economiche per lo sviluppo. Un progetto riformista concreto, semplice, diretto, da realizzare nel corso dell'anno. 10 grandi riforme, 100 piccole riforme, comunque obiettivi condivisi col sistema produttivo per rendere più competitiva l'economia, l'impresa, il prodotto italiano nei nuovi scenari globali. Confartigianato incassa un importante risultato sul fronte della semplificazione burocratica e amministrativa. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi, dal 1 ottobre è finalmente scattato il disco verde per la nascita delle agenzie per le imprese e per la riforma dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, l'introduzione delle agenzie per le imprese rappresenta una vera rivoluzione. Gli imprenditori infatti potranno delegare loro l'intero iter di pratiche e obblighi burocratici, evitando così lo slalom tra gli uffici pubblici, uno slalom costoso che, secondo le stime di Confartigianato, brucia annualmente un punto percentuale di PIL. Le agenzie, che debutteranno tra 6 mesi, saranno gestite da privati e potranno collaborare con gli sportelli pubblici, ma anche sostituirsi completamente ad essi in tutti i procedimenti necessari, anche autorizzativi, all'avvio e all'attività di un'impresa. Confartigianato stringe una serie di alleanze strategiche per il rilancio dell'economia italiana, azioni e strategie condivise con il governo e con le parti economiche e sociali del paese. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. La ripresa economica sembra essere ancora lontana. Lo tsunami che ha travolto i mercati finanziari di mezzo mondo tiene ancora in ostaggio molte delle economie che ha messo in difficoltà. E per le micro e piccole imprese, che avrebbero dovuto sentire soltanto il rumore di quelle onde, il peggio non è ancora del tutto passato. Dopo essersi messa a capo della cordata che ha trasformato il patto del Capranica in rete Imprese Italia, Confartigianato si è mossa per sollecitare la semplificazione degli oneri burocratici per le micro e piccole imprese, avviando al tempo stesso un'alleanza strategica con i sindacati e con i rappresentanti degli altri settori produttivi. Per vincere la prima delle due battaglie, Confartigianato si è seduto al tavolo per le PMI, voluto dal ministro Renato Brunetta, per stilare un programma operativo che riesca ad abbattere quella giungla di balzelli che inchiodano le micro e piccole imprese. Per portare a casa la seconda battaglia, invece, Confartigianato ha rilanciato la chiamata alle armi di tutte le parti sociali ed economiche del paese, dai sindacati al mondo dell'artigianato, dall'industria al commercio, dall'agricoltura al mondo cooperativo, passando per le banche e le assicurazioni.
20 sigle attorno allo stesso tavolo per dare il nuovo slancio all'economia del Paese. Un impegno apprezzato anche dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, che ha sottolineato l'importanza di dar vita ad azioni condivise per la ripresa economica e sociale del Paese. Sostegno alla competitività e rilancio della produttività sono soltanto due delle chiavi di successo proposte da Confartigianato per superare le attuali difficoltà economiche del Paese. Noi puntiamo su semplificazione, rapporti più facili tra pubblica amministrazione e imprese, progressiva riduzione della pressione fiscale, indicazioni per il contenimento della spesa pubblica e complessivamente per le piccole imprese un contesto più favorevole. Entra nel vivo l'accordo sottoscritto lo scorso giugno tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta, Confartigianato Imprese e Telecom Italia per la diffusione della posta elettronica certificata nelle piccole imprese. Nei prossimi giorni 700.000 imprenditori aderenti a Confartigianato riceveranno le credenziali per attivare e utilizzare gratuitamente il servizio PEC per tutto il 2011, il servizio di Ivan Demenego. Basta le code agli sportelli postali per inviare raccomandate alle pubbliche amministrazioni. In un paese che da sempre fa i conti con una burocrazia dalla mano pesante sembra un miracolo. Eppure lo strumento che potrebbe mettere in moto una simile rivoluzione c'è. Viaggia su internet e si chiama PEC, Posta Elettronica Certificata. Una raccomandata con ricevuta di ritorno in formato digitale, garantita nei contenuti, nei tempi di consegna e nell'avvenuta ricezione e con piena validità legale. Insomma, per ricevere o inviare una raccomandata a INAIL, INPS, Regione, Provincia, Comune, a breve non sarà più necessario recarsi alla posta e mettere mano al portafoglio. L'invio e la ricezione di documenti avverrà attraverso il computer con pochi clic di mouse. Entro il 2011 tutte le imprese dovranno dotarsi di un indirizzo PEC, scegliendo tra i vari fornitori del servizio presenti sul mercato, con costi annui che variano tra 5 e 50 euro. Confartigianato ha giocato di anticipo sull'appuntamento e lo scorso giugno ha siglato un accordo con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Telecom Italia, che mira ad agevolare l'ingresso della posta elettronica certificata nelle piccole imprese. In base all'intesa, i 700.000 associati alla Confederazione potranno attivare e utilizzare gratuitamente fino a tutto 2011 il servizio PEC messo a disposizione dal colosso delle telecomunicazioni italiane e fruire delle offerte di prodotti tecnologici e di connettività di Telecom Impresa Semplice. Accompagnata da una massiccia campagna pubblicitaria sui principali quotidiani nazionali, in questi giorni è partita la consegna delle chiavi di accesso per attivare la casella PEC. Le imprese riceveranno dalla propria associazione un documento con credenziali e istruzioni. Punto di partenza per attivare la PEC certifica il sito www.confartigianato.it. Il meccanismo è facile, dati necessari, il proprio codice fiscale e quello dell'impresa. In pochi passaggi che richiedono al massimo qualche minuto, la casella è pronta per essere utilizzata. PEC certifica di Telecom segue l'associato anche fuori ufficio con l'invio di SMS che segnalano l'arrivo di raccomandate digitali. Per verificare se ci sono nuovi messaggi non è necessario aprire frequentemente la casella. A farli in automatico ci pensa il sistema. Se c'è posta, l'associato riceverà un avviso nell'email aziendale o in quella privata. Dove trovare gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni? Telecom ha pensato per prima anche a questo e ha realizzato una rubrica che contiene tutti gli indirizzi degli uffici pubblici attualmente disponibili. Il 20 e il 21 ottobre prossimi, le imprenditrici associate a Confartigianato si sono date appuntamento al Centro Congressi Capranica di Roma per la tradizionale assemblea annuale di Donne Impresa. Un'occasione per denunciare gli ostacoli sulla strada delle donne che vogliono fare impresa nel nostro paese e per ribadire la necessità di una maggiore attenzione al tema della conciliazione della vita professionale con la vita familiare. All'evento prenderà parte anche Don Luigi Ciotti, che verrà premiato dalle imprenditrici artigiane per il proprio impegno sociale. Confartigianato fa sfilare le creazioni di sarti e stilisti che stanno conquistando il mercato indiano. E anche Bollywood scopre il talento dei nostri attori. Il servizio di Lorenza Manessi. La creatività italiana incontra la magia dell'India ed è subito moda, quella che Confartigianato ha fatto sfilare al Gran Galà organizzato per festeggiare il successo del progetto di cooperazione tra piccole imprese italiane e aziende indiane, un'iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme all'Istituto per il Commercio Estero per lanciare il Made in Italy nel colosso asiatico. I paesi emergenti sicuramente sono attenti alle nostre collezioni, lo dimostra questa delegazione che è arrivata in questi giorni dall'India di grossi compratori indiani. Parliamo dell'India, l'anno scorso nel 2009 sono stati esportati circa 4 miliardi di dollari dall'Italia verso l'India, quindi è un paese che
può essere nell'immediato futuro una grossa opportunità per le nostre imprese. Sete preziose e colori magici ispirati al mistero del paese dei Marajà sono saliti in passerella per mostrare il meglio dell'alta moda e del prêt-à-porter italiani. Creazioni dei nostri stilisti e dei maestri sarti artigiani sempre più apprezzati sui mercati asiatici. A loro interessa molto il nostro modo di lavorare. Ci vogliono come partner, non come clienti. In India piace sempre più lo stile Made in Italy, nella moda ma anche in altre forme d'arte. Tanto che, novità assoluta per un artista italiano, uno dei nostri migliori giovani attori è stato chiamato a Bollywood per interpretare il ruolo da protagonista in un film prodotto nella Mecca del cinema indiano. Loro sono affascinati anche dalla nostra sensibilità, dalla nostra moda. Io ho cercato anche con il mio personaggio di portare tutto il brand possibile, immaginabile, dalle scarpe, con i miei sponsor, con i miei stilisti, insomma, che mi hanno sempre seguito questi anni. È l'ora di cominciare a farsi vedere, è l'ora di cominciare ad andare a incontrare quei mercati che possono diventare una grossa opportunità per il sistema moda. Verona, 17 ottobre. Gli anziani, una risorsa da valorizzare. Convegno di ANAP del Veneto sulle iniziative di volontariato nella terza età. Genova, dal 20 al 25 ottobre, settimana della moda, bellezza e benessere, appuntamento con lo stile artigiano Made in Liguria. Chieti, dal 19 al 21 novembre, seconda edizione di Choco Festival, 3 giorni all'insegna del cioccolato organizzati da Confartigianato Provinciale. Siamo in chiusura ed è il momento della nostra rubrica Il numero della settimana, a cura dell'ufficio studi di Confartigianato. 14.132 sono i milioni di euro del valore delle esportazioni realizzate nel 2009 dalle imprese della provincia di Torino, una cifra pari all'export di tutta la Grecia. Complimenti alla provincia di Torino e anche tanti auguri alla Grecia. Bene, anche per oggi è tutto. Ci vediamo lunedì prossimo alla stessa ora sul sito di Confartigianato e buona settimana.